Eccoci qua, benvenuti all'ultimo appuntamento con Super Mario RPG. In quest'ultimo video affronterò tutte le boss fight del post-game. Le boss fight del post-game non sono altro che le lotte già affrontate contro i vari boss, ma stavolta più potenziati. Beh, tutti i boss o quasi, perché manca Valentina. Non si sa per quale ragione, forse sta sulle scatole anche agli sviluppatori. Cominciamo però prima dalle lotte che non ho fatto durante l'avventura, quelle che ho saltato, ovvero quella contro Crystax e l'ultima lotta contro Jinx, il capo del dojo. Non ho fatto quelle lotte durante la storia perché non ero abbastanza forte per affrontarle, o comunque non volevo perderci troppo tempo facendo trial and error e per vincere poi per il rotto della cuffia. Più comunemente detto botta di culo. Ma una volta sconfitti Jinx e Crystax, e Crystax ha avuto una bella sorpresa perché quando lo sconfiggi c'è il jingle di Final Fantasy. Questo perché Super Mario RPG, il primo Super Mario RPG, quello originale, era sviluppato da Square Enix, che sviluppa i Final Fantasy. Ma andando avanti si comincia la boss rush. La prima lotta è quella contro Slingordo, per fortuna la terza e ultima volta. I suoi attacchi saranno sempre gli stessi, sarà leggermente più tosto da mandare giù, si difenderà con i suoi, o meglio con i tuoi alleati che lui clonerà una volta che li avrà mangiati, ma per il resto boss fight semplicissima. Inoltre queste boss fight è importante affrontarle se volete raggiungere gli oggetti da endgame. Sono gli oggetti equipaggiabili più forti dell'intero gioco per tutti i personaggi, quindi se volete stanno lì. Se poi non sapete dove andare, vi basterà parlare con Ranius. Ranius, il nonno di Mello, vi dirà: ehi, c'è questo qui che ti vuole parlare, ehi, c'è quest'altro che ti vuole affrontare, oh, c'è questo tizio, chissà se fa ancora le bombe. Ed è il secondo boss, ovvero Punchinello, che io chiamavo Punchinello. Non so perché mi uscisse Punchinello, ma dovrebbe essere Punchinello. Ma comunque lo affrontiamo ed è davvero forte stavolta. I nostri attacchi normali e anche magici non è che fanno poi molto, infatti ha una difesa alta, molto alta, e l'unico modo per sconfiggerlo è lanciandogli contro le stesse bombe che lui lancia addosso a te. In poche parole, farà scendere in campo le bombe, colpiamo le bombe si girano e colpiranno Punchinello. Ci vorrà un po', ma è fattibile in pochi turni. Qui basta solo sapersi difendere a tempo e non è troppo difficile alla fine come lotta. Dovremo poi affrontare un'altra volta la boss fight della torta. Sì, torna la torta, e questa volta la torta ha un attacco letale. Se si accendono tutte quante le candeline e i due chef le accendono due per volta, praticamente te lo fanno apposta, farà l'attacco finale che ti spazzerà via l'intero party di personaggi lì davanti in prima linea. Quindi armati di pazienza, di bibite tiramisù e per favore fai sopravvivere Peach. Per il resto va giù abbastanza velocemente, quindi devi solo stare attento agli attacchi finali e stai tranquillo. Andiamo quindi ad affrontare Booster, e Booster ha un attacco finale, che te pareva, però possiamo sconfiggerlo più velocemente e quindi prendere meno pigne battendo prima i suoi Sniffster. Per sconfiggere Sniffster basterà attaccare con Disco Gino, attacco quindi di Gino, e avere un tempismo quasi perfetto per fare un danno maggiore, ma il danno maggiore sarà di 9999, un danno massimo. Nel primo Super Mario RPG questo era un bug, invece in questo gioco è diventata una feature. Ma se vogliamo parlare di bug, ve ne parlerò nella prossima boss fight. Una volta che riuscite a sopravvivere agli attacchi finali del treno di Booster, con molta fortuna, quindi sempre con le bibite tiramisù, con Peach che sta dietro delle retrovie, entra solo per rianimare, e Trick e Ballacche, si va a affrontare Pirata Jones. Ora, il Pirata è una lotta uno contro uno, Mario contro il Pirata. Puoi scegliere gli amici di supporto, che ti daranno quindi un bonus durante la lotta, se magari hai un oggetto particolare, e quindi lotti uno contro uno. Lui è davvero forte, se però riesci a difenderti bene dagli attacchi, anche questa è fattibile. L'unico problema è che mi si è buggata la lotta. E voi direte: come ti sei buggata? Non facevi danno? O ricevevi troppo danno? O non ne ricevevi? No, in realtà ricevevo danno negativo. Facendo danno negativo mi andava tipo meno 300, meno 700 di danno e mi ricaricava la salute. Quindi provavo a non difendermi e mi faceva un bel po' di danno. Ma se difendevo e facevo una difesa perfetta,
mi faceva un danno negativo e mi ricaricava la salute. Ora, non dico che ho avuto una botta di culo tremenda, ma è così. Quindi a forza di dai e dai l'ho sconfitto. E... beh, così è stato. E le lotte dovrebbero essere tutte quante finite, se non erro. Forse un rematch contro Fabbro Magno c'è, ma in realtà Aragnus mi ha detto di andare da Jinx. Quindi sono andato da Jinx, l'ho sconfitto un'altra volta. Era davvero forte stavolta, non male. Voleva vedere un attacco a 3. Facciamo l'attacco a 3, è soddisfatto e se ne va. Posto così, facile facile. Ma una volta fatte tutte quante queste boss fight, hai un'altra pietra luccicante in mano, che serve ad affrontare ancora una volta Krystax. L'unico problema è che stavolta Krystax è in 3D ed è arrabbiato come una faina. Quindi cosa succede? Rientri nella dimensione della boss fight contro Krystax, lui compare in tutto il suo splendore, ti accoglie con i suoi cristalli e ti massacra di botte per tutti i turni necessari a sconfiggerlo. Però Krystax anche ha una peculiarità. Indovina un po' cosa fa lui come tutti gli altri boss? Un attacco finale. Tra le altre cose, i cristalli possono essere davvero tediosi. Quindi la cosa migliore da fare è sconfiggere prima i cristalli e poi sconfiggere Krystax. Perché fanno sempre attacchi da cui non puoi difenderti. Quindi, solita solfa, cerca di tenerne uno in vita, possibilmente Peach. Armati di bibite, tirami su. E un piccolo consiglio che posso dare è di comprare oggetti consumabili che aumentano le statistiche. E anche Gino ha un'abilità particolare che puoi usare sugli alleati. Ad ogni modo, una volta che sconfiggi i cristalli e sconfiggi Krystax, sentirai il magico suono della vittoria di Final Fantasy e anche Preludio, che è la theme song di Final Fantasy. Ed è più dolce della prima volta che sconfiggi Krystax, perché Krystax potrebbe farvi penare davvero tanto se non siete preparati ad affrontarlo. Vi consiglio di essere intorno al livello 27-28, come ero anch'io. Se siete al livello 30, che è il livello massimo, ancora meglio. Ad ogni modo, questo è quanto per Super Mario RPG. È stato davvero bello portarlo, è stato davvero bello giocarlo. L'ho scoperto in toto grazie a questo remake per Nintendo Switch. E beh, direi che è il momento di congedarci da lui. Ci sarebbero ancora da scoprire alcuni mostri del bestiario, ma non punto a fare il 100% anche su questa piccola cosa, che poi alla fine è solo per ricevere un trofeo che non puoi neanche esporre. Ce l'hai lì nell'inventario e lì rimane, non puoi neanche vederlo. Ad ogni modo, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima. Ciao!